Ciao a tutti, oggi sono qua per fare due chiacchiere molto velocemente perché in realtà non avevo nemmeno in programma di girare questo video, ma ho ricevuto un messaggio che mi ha fatto un tantino riflettere, quindi volevo condividere con voi qualche pensiero. In pratica mi è arrivato questo messaggio privato in cui mi veniva chiesto quanti anni avessi, ma proprio così dal nulla. Quanti anni hai? Nemmeno ciao, oppure che so, scusa o una piccola curiosità, niente. Quanti anni hai? Io ho risposto in maniera molto gentile, ho 27 anni, faccina sorridente, mi è stato risposto pensavo fossi più giovane. Per carità, tante persone mi dicono che magari non dimostro 27 anni e non è che mi offendo se qualcuno mi dice, pensavo ne avessi meno, anche se messa così, pensavo fossi più giovane. Non è tantissimo carino, visto che mi faccio alcune pare e visto che soprattutto qua online ci sono tante persone giovani, inizio a sentirmi abbastanza vecchia, però vabbè, a parte i miei complessi. Mi ha lasciato un po' interdetto questo scambio di battute perché in realtà non è la prima volta che ricevo messaggi di questo genere, non sull'età in particolare, ma messaggi in cui mi si chiede dove hai preso questa cosa, quando esce questo libro, quanto hai pagato questa cosa qua, che ricetta hai usato per questo. E capisco che i social siano un modo molto diretto di entrare in contatto con le persone, però a parer mio non bisognerebbe dimenticarsi che dall'altra parte c'è una persona. Voi non andreste mai in giro fermando una persona a caso che non conoscete, che non vi conosce, chiedendole queste cose senza nemmeno presentarvi o dire almeno ciao. I social non sono una realtà virtuale, lo so che molte cose non sono vere, ci si illude facilmente su alcune cose, danno una versione, diciamo, alterata e distorta di quella che è la realtà, però le persone che ci sono sono appunto persone, sono vere, hanno dei sentimenti, bisogna portare comunque rispetto ed essere educati. Io non ho mai avuto problemi a rispondere ai messaggi di qualsiasi tipo, anche le cose magari un po' più personali. Magari ecco, se non mi sentivo di rispondere a qualche cosa, rispondevo e rispondo tutt'oggi. Guarda, mi dispiace, ma è una cosa personale, preferisco non parlarne, eccetera, eccetera. Ma in linea generale ho sempre risposto a tutti i messaggi, da quelli più carini, coccolosi, sdolcinati, tenerissimi, a questi molto striminziti e asettici, diciamo. Però io mi stupisco molto di questo atteggiamento perché ho proprio l'impressione che alcune persone non si rendano conto di avere dall'altra parte una vera e propria persona. Io non conosco tutte le persone che mi seguono perché sono veramente tante, ma anche se fossero semplicemente 100. Non è detto che io vi conosca, cioè non vi ho mai visti, non so chi siete, quindi non è tanto carino scrivermi senza nemmeno banalmente mettere un ciao. Io adesso poi parlo per il mio caso, ma in generale si applica a qualsiasi tipo di contesto, come capita a me, penso che capiti a tante persone con magari un vero seguito abbastanza grande. Non dimenticatevi che dall'altra parte c'è appunto una persona che è come voi, quindi soltanto perché vi sentite magari in confidenza perché la seguite da molto tempo, non date per scontato comunque l'educazione, il rispetto, ma anche banalmente un ciao, cioè proprio le basi. Io non me la sono presa per questo messaggio perché ho ricevuto ben di peggio, però questo episodio mi ha fatto un tantino riflettere e volevo appunto condividere i miei pensieri a riguardo con voi, perché è una cosa che succede molto spesso anche quando mostro un libro, un fumetto, io cerco di darvi tutte le informazioni possibili, però semplicemente scrivermi per chiedermi verrà tradotto in italiano, dove lo posso acquistare, io vi rispondo per carità, però non sono l'oracolo, non sono Google, lo potete cercare. Molte volte, ecco, molte volte quando mi chiedete queste informazioni io non le so, che cosa faccio? Vado su Google, faccio una piccola ricerca e poi cerco di rispondervi. Se ho tempo lo faccio molto volentieri, per carità, però è una cosa che potreste fare anche voi. Siccome nella maggioranza dei casi quando mi vengono fatte queste domande non mi si dice nemmeno grazie o di nuovo non si saluta nemmeno, non ci si presenta, eccetera, è un po' maleducato, non pensate?
Comunque, vabbè, fatemi sapere ovviamente qua sotto nei commenti la vostra, se vi è mai capitato di incontrare questo tipo di atteggiamento online con altre persone, come vi rapportate voi. Insomma, fatemi sapere la vostra. Questa maglietta, come al solito, è di Pampling. Se siete curiosi, vi piace, trovate il link qua sotto in descrizione e assieme al codice CB15 potrete avere il 15% di sconto su tutto lo store senza minimo di spesa. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!